C'è bisogno di avvicinare i giovani, c'è un po' di allontanamento, no? Da quello che c'è la fiducia nei confronti dei politici, più che della politica. Sì, per cui c'è proprio questo. C'è la necessità, proprio. C'è questa necessità di avvicinare i giovani, ed è questa l'operazione che abbiamo fatto. Ed è un'operazione che sta continuando. Che sta continuando perché il capo della segreteria è il primo ragazzo, diciamo, che è il primo giovane che ho incrociato in questo mio cammino di inizio di campagna elettorale, e l'altro è una ragazza che ho incrociato e che oggi è assessore ai servizi sociali, e alle politiche giovanili, alla famiglia, all'individuo. Quindi io sto cercando di mantenere questa mia filosofia, dando anche nella squadra di governo, che è una squadra di governo molto, molto giovane, con un'età media di 40 anni, con una cosa assoluta novità per Casalano, ma anche per molti paesi, in considerazione del fatto che ci sta alcuni giudici che adesso sciolgono delle giunte dove non c'è la presenza femminile. Non è il caso di Casalano, perché a Casalano ci sta una giunta che è formata al 50% da uomini e al 50% da donne. Perfetto. Quindi in perfetto equilibrio, ma non perché c'è una condizione di par condicio. Il 50% di donne perché sono state scelte per le loro capacità. Cioè io sono convinto che c'è bisogno delle persone migliori per amministrare la cosa pubblica. Al di là se sono maschietti o femminili. Al di là se sono il sesso, a mio avviso non ha importanza. Certo. Bisogna mettersi nelle condizioni di operare e di dare una visione strategica alla città. E per fare questo c'è bisogno delle persone migliori che hanno tempo, che si dedicano e che hanno a cuore le sorti della propria città. Scommetto sono pure più brave le femminucce, vero? Le donne? O no? Non lo diciamo, ma sì. No, sì, non lo diciamo a nessuno, però è vero. Più brave. Perché hanno questa determinazione molto più forte, ritengo, di noi maschi, perché loro si mettono là e fino a quando non è tutto pronto, fino a quando non è tutto finito, non mollano. Sì. E io sono veramente fortunato, perché ho fatto una campagna elettorale con tanti giovani che mi hanno dato tanto, e che me li sono portati a bordo. E in effetti vedere il comune oggi, il comune di Casalano, è straordinario, è bellissimo, perché poi ho fatto uno staff di giovani per ogni assessore. E quindi il comune la mattina si sembra una discoteca, tutti sì, giovani. Sembra un prima della discoteca sembra un laboratorio creativo, sì, un laboratorio creativo, sembra una, diciamo, una università tra virgolette, perché è importante. Se noi vogliamo cambiare, se noi vogliamo cambiare una nuova e giovane classe dirigente, non possiamo pensare di non mettere i giovani da subito nella politica, perché io ho chiesto lo sforzo a tanti giovani e alcuni hanno pagato anche lo scotto del fatto di non essere preparati, di non capire gli apparati burocratici della politica. Sono convinto invece che questi giovani, a fine del mio mandato, quindi fra 5 anni, saranno degli animali politici, che sapranno che cos'è una determina, sapranno che cos'è un consiglio comunale, una commissione elettorale, come si istruisce una pratica per andare in giunta, come si istruisce una pratica per andare in consiglio comunale, perché di questo c'è bisogno, di questo c'è bisogno. Noi non possiamo permetterci il lusso di arrivare alle elezioni e dire mancano i giovani. Dobbiamo domandarci cosa abbiamo fatto noi per avvicinare i giovani alla politica. E quindi manca il centro di aggregazione giovanile, che prima erano rappresentate dalle parrocchie, ai laboratori creativi, dove si imparava a suonare uno strumento, dove si imparava a scrivere, dove si imparava a fare musica. Erano delle cose importanti che oggi non ci stanno più, così come erano importanti i movimenti giovanili dei partiti politici, che oggi sono molto sottotono, non dico spariti, ma sono sicuramente molto sottotono.